Allora, vi faccio sentire un signore dal servizio delle Iene di ieri sera sul babbo di Renzi, su Tiziano Renzi. Un signore che deve avere 90.000 euro da una ditta il cui amministratore era Tiziano Renzi. Questo signore si chiama Evans Omogui Osaon. È un tizio che a un certo punto è mezzo squilibrato alla fine, ma perché ha passato dei problemi, eccetera, eccetera, ha avuto dei problemi anche psicologici. E si è messo per farsi dare questi soldi sopra una torre, cioè sopra una torre di quelle là da lavoro. Evans, senti qua, senti. Tu che lavoro facevi? Consegnavo giornali, secolo. Lasciavi i giornali davanti alla casa degli abbonati. Lavoravi tutti i giorni? Tutti la notte, mezzanotte fino a mattina alle 7. Quanto guadagnavi al mese? Quasi 300 euro, 300 qualcosa. A un certo punto cos'è successo? È stato licenziato. E tu che hai fatto a quel punto? Ho fatto a causa. E la causa com'è andata? Ho vinto. Quanto devi avere? 90.000 euro. La società di Renzi te l'ha dato i soldi? Neanche il centesimo. A te 90.000 euro cambierebbero la vita, no? Sono importanti. Dopo ho aspettato quasi un anno che Renzi non rispondi. Così mi disperato andavo a fare protesta, sali su gru. Su una gru dove? A Porto di Genova. Com'è andato a finire? È arrivato il giornalista, poliziotti. E alla fine la polizia ti ha fatto scendere? Sì, sì, scendo, sì. Ma tu oggi cosa fai? Allora, non c'è lavoro, scrivo canzone anche il mio libro. Ce ne puoi cantare almeno una? Io ballerò per far vedere, allora io ballerò, finché Renzi mi pagherà i miei soldi. Io ballerò per far vedere, Tiziano Renzi, io ballerò. Ragazzi, questo è il mio nuovo idolo assoluto. A me non me ne frega un cazzo di questa storia qua. Il lavoro nero, sì, per carità. L'errore di Tiziano Renzi è stato quello, quando è uscito il servizio su Di Maio, è stato quello di pubblicare un post su Facebook in cui ha detto: io sono diverso da Di Maio perché non ho mai fatto lavorare nessuno in nero. Poi le Iene giustamente hanno scoperto con una serie di documenti che c'erano delle irregolarità, eccetera, il più eccetera. Pulito. Ma al di là del merito, questo è un mito. Cioè, io lo voglio invitare qui a cantare questa canzone. Io ballerò. Effettivamente, la cosa incredibile è che questo non abbia mai chiamato la zanzara negli anni. Avrà trovato occupato. È il demone scimmia nigeriano, in fondo. Io ballerò, ragazzi, tagliatemi sto pezzo, vi prego. Io ballerò finché Renzi mi pagherà i miei soldi. Luigi da Roma, vai, Luigi. Ballerò finché Renzi mi pagherà. Io ballerò, ci danno le zii. Io ballerò. Molto bene, Evans. Non ho capito niente. L'ultima cosa ti voglio chiedere, ma a te Salvini piace, il signor Salvini? Salvini è un uomo per un uomo diritto, un uomo che faccio quello che vuole fare. Ah, ecco. Dunque tu apprezzi. È un uomo che lui è sincerità. Ah, sincero. Sì, sincero, sì. Ah, dunque più sincero Salvini di Renzi. Sì, lui è così. Se lui vuole fare immigrati per non muori su mare. È una cosa buona. Una cosa buona. Dunque è giusto fermare gli immigrati, molto bene. Non è cattivo Salvini. No, non è cattivo come loro pensano. No. Ciao amico mio, ciao. Saluti. Una cosa incredibile. Ma questo qua in Italia non so quanti anni. Certo, un bel corso di lingua servirebbe a questo signore nigeriano, forse sì. Domenico, forse sì, Bimbo Valencia, vai Domenico, vai.